passa in consiglio comunale a Pescara la delibera sulla realizzazione dell'area da destinare al mercato etnico e dell'integrazione. In aula erano presenti 16 consiglieri, l'atto è passato con 13 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto. No alla delibera da parte del Movimento 5 Stelle. Con questo voto, ha detto il sindaco Alessandrini, il consiglio si è impegnato a risolvere una situazione rimasta sospesa per lungo tempo. Situazione che quasi un anno fa, a fronte di una sinergia con le forze dell'ordine e dopo anni di inerzia, questa amministrazione ha affrontato facendosi carico di uno sgombero per far cessare le situazioni di illegalità che hanno portato agli arresti di ieri nel corso dell'operazione della Guardia di Finanza a Bazar e tollerate invece da chi è stato classe dirigente e ha preferito non farsene carico per anni. Contro la delibera la minoranza di centrodestra aveva presentato 850 emendamenti, tutti decaduti. Prima di uscire dall'aula il centrodestra ha lasciato una diffida al sindaco, al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali a non votare la delibera, appellandosi al loro senso di responsabilità. Non si può tornare indietro di 2 anni, ha detto il capogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli, e ricreare con soldi pubblici una situazione di illegalità che proprio ieri ha portato all'emissione di 15 misure cautelari. Noi continuiamo a sostenere la tesi secondo la quale sprecare, buttare 250.000 euro per realizzare un finto mercato dei prodotti etnici nel tunnel della stazione sia un atto di grande negatività rispetto alle intenzioni della maggioranza Alessandrini. Proprio ieri la Procura distrettuale dell'Aquila e la Procura di Pescara hanno messo in piedi una serie di provvedimenti, sequestri e arresti di 15 persone, da quello che leggiamo dagli organi di stampa, e adesso Alessandrini e la sua maggioranza vorrebbero, spendendo 250.000 euro di denaro pubblico, ricreare le medesime condizioni che c'erano fino a 2 anni fa, quando quell'area era diventata sostanzialmente non più un mercato ma un luogo della vendita di prodotti illeciti, smercio probabilmente anche di sostanze stupefacenti. Quindi abbiamo diffidato il sindaco e l'intero consiglio comunale dall'approvare la delibera con cui si vuole approvare il progetto di realizzazione del cosiddetto mercato etnico del tunnel della stazione. Riteniamo che sia un gravissimo errore, auspichiamo che ci sia un adeguato senso di responsabilità da parte della maggioranza in consiglio comunale, perché quello che è accaduto ieri non è assolutamente irrilevante, anzi è una questione di cui dobbiamo tutti tener debito conto. A segno di questa bisogno di nessun nuovo mercato, di qualsiasi tipo di volto, lo ribadiamo con forza e con grande convinzione, verso la presenza nei mercati attuali delle varie etnie, quindi italiani e di tutti coloro che non sono italiani. Noi riteniamo che la scelta di